Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 1, capitoli 4 e 5. Quindi tutto il giorno me lo sentivo sopra, mi riprendeva di tutto, come per esempio se mi lasciavo trasportare nel discorrere un po' troppo con la famiglia, di cose anche indifferenti, ma non necessarie. Allora la voce interna mi diceva: questi discorsi ti riempiono la mente di cose che a me non appartengono.
Ti circondano il cuore di una polvere in modo da farti sentire debole la mia grazia, non più viva. De, imita me quando stavo nella casa di Nazareth. La mia mente non si occupava di altro che della gloria del Padre e della salvezza delle anime. La mia bocca non diceva altro che discorsi santi. Con le mie parole cercavo di riparare le offese del Padre, di saettare i cuori e tirarli al mio amore e primariamente alla mia madre San Giuseppe. In una parola tutto chiamava Dio, tutto si operava per Dio e tutto a Lui si riferiva. Perché non potresti tu fare altrettanto? Io restavo muta, tutta confusa. Cercavo quanto più potevo di starmene sola. Gli confessavo la mia debolezza, gli chiedevo aiuto e grazia di poter fare ciò che lui voleva, perché da me sola non sapevo fare altro che male. Se fra il giorno la mia mente si occupava di pensare a persone a cui io volevo bene, subito mi riprendeva dicendomi: questo è il bene che mi vuoi? Chi mai ti ha amato come me? Vedi, se tu non la finisci, io ti lascio. Alle volte mi sentivo dare tali e tanti rimproveri amari che non facevo altro che piangere. Specialmente una mattina dopo la comunione, mi diede un lume tanto chiaro sull'amore grande che lui mi portava e sulla volubilità ed incostanza delle creature, che il mio cuore ne restò tanto convinto che da allora in poi non è stato più capace di amare persona alcuna. Mi insegnò il modo come amare le creature senza discostarmi da lui, cioè col mirare le creature come immagine di Dio. In modo che se ricevevo il bene dalle creature, dovevo pensare che solo il Dio era il primo autore di quel bene e che se ne era servito per mezzo della creatura di mandarmelo. Quindi il mio cuore più a Dio si legava. Se poi ricevevo delle mortificazioni, dovevo guardarle pure come strumenti nelle mani di Dio per la mia santificazione, onde il mio cuore non restava ombrato col mio prossimo. Onde da questo modo avveniva che io miravo le creature tutte in Dio. Tanto che per qualunque mancanza vedevo in loro, mai non perdevo la stima. Se mi motteggiavano, mi sentivo obbligata, pensando che mi facevano fare nuovi acquisti per l'anima mia. Se mi lodavano, ricevevo con disprezzo queste lodi, dicendo: oggi questo, domani possono odiarmi, pensando alla loro incostanza. Insomma, il mio cuore acquistò una tale libertà che io stessa non so esprimerlo. Leggiamo anche una parte del capitolo sesto che così ci fa comprendere, chiudiamo un po' questo argomento e poi iniziamo a meditarci un po' sopra. Quando il Divino Maestro mi liberò dal mondo esterno, allora vi pose mano a purificare l'interno e con voce interna mi diceva: adesso siamo rimasti soli, non c'è più nessuno che ci disturbi. Non sei adesso più contenta che prima, che dovevi contentare tanti e tanti? Vedi, uno solo è più facile contentarlo. Devi fare conto che io e tu siamo soli nel mondo. Promettimi di essere fedele e io verserò in te tali e tante grazie da restarne tu stessa meravigliata. Quindi proseguì a dirmi: sopra di te ho fatto dei grandi disegni, sempre se mi corrispondi. Voglio fare di te una mia perfetta immagine, cominciando da che io nacqui finché morii. Io stesso ti insegnerò un poco per volta il modo come fare. Allora, questi passi che abbiamo sentito sono straordinariamente formativi. Non solo per Luisa, ma anche per tutti. È chiaro che qualche piccolo accento che Gesù esige e pretende da Luisa, come dire, deve essere, a mio avviso, sperando di non sbagliarmi, quindi di non offendere il nostro Signore, adattato alla condizione, capite, alle distinte condizioni delle creature umane, no? Sappiamo che Luisa, era una donna sola, vivente dentro casa. Non aveva la famiglia, non aveva il marito, non aveva i figli, e la divina volontà stessa ben presto la rese, diciamo, riservata a sé quasi in maniera totale, no? Lei stava dentro quella stanzetta, sì, aveva dei rapporti sociali, nel senso con quelli che andavano a imparare a lavorare il tombolo, ma per il resto era molto molto riservata, molto molto ritirata, no? Quindi, diciamo, questa esclusività assoluta e forte, Gesù la chiede ad alcune anime, attenzione però, il modo totalmente soprannaturale di accostarsi con le creature, e questo lo chiede a tutti. E sono compresi in questi modi anche gli affetti più cari, nei confronti dei quali occorre imparare, anche in quei confronti, a relazionarsi con essi in maniera soprannaturale.
C'è una grandissima scuola qui, in questi passaggi. Vedete, Gesù doveva fare di questa donna il secondo anello di congiunzione, dice negli scritti, tra l'umanità e la divina volontà. Non è un gioco, una cosa di questo genere, non è uno scherzo, è una cosa grande, perché significa che quell'essere umano X, che fu Luisa, vive in stato di ininterrotta fusione con la volontà divina, in modo tale che tutti i suoi atti, consci e inconsci, questo lo sappiamo, dalla divina volontà, liberi, volontari, morali, ma anche inconsapevoli, vengono assunti come propri dalla divinità, con tutte quante le conseguenze che questo comporta, l'assunzione al rango di atti eterni, infiniti, immensi, partecipanti della triplice efficacia degli atti di Gesù, la salvezza universale, la glorificazione del Padre, la riparazione dei peccati. Quindi è evidente che un tale ultimo stadio estremo, non conosciuto ancora in letteratura ascetica, richiede necessariamente una forma, diciamo così, di unione ordinaria con la Divina Volontà, che è la scuola che Gesù ha fatto a Luisa e che in questi brani, in questi sì, non rappresenta una novità rispetto alla teologia classica e all'ascetica classica. Ripeto, non si può bypassare il passaggio attraverso questa via di purificazione. Vedete come Gesù prima la distacca dalle creature, vuole diventare l'unico, almeno nel rapporto con... E dopo deve fare la stessa operazione all'interno. Vedremo più avanti anche le terribili sofferenze che Gesù ha permesso, ivi comprese delle terribili tentazioni e lotte con il demonio, veramente impressionanti, perché sono molto molto istruttive. Comunque non anticipiamo i tempi. Gesù ricorda a Luisa la sua vita a Nazareth. Ora, non è un caso, no? E perché la vuole immergere in questa full immersion divina? Perché la vita nella divina volontà, questo lo spiega in tanti passi degli scritti di Luisa, è un ripercorrere, un rivivere la vita nascosta di Gesù a Nazareth. Sappiamo che la Divina Volontà rivela il modo con cui la natura divina di Gesù, e quindi la Divina Volontà, operò nella sua natura umana. E questo non lo fece soltanto nei 3 anni di vita pubblica, ma lo fece sempre. E nella vita nascosta Gesù non si limitò a fare il falegname, a fare il figlio di famiglia, e a dare una mano al papà e alla mamma, a fare un pochino di vita sociale, sicuramente religiosa, sicuramente Gesù, io sono sicurissimo di questo qui, andava il sabato in sinagoga come tutti quanti gli altri ebrei, faceva una vita, come dire, comune e nascosta anche sotto questo punto di vista. Ma sarebbe stato un po' troppo poco. Ecco, la vita di Gesù a Nazareth era un ininterrotto, qui ancora non gli dice che stava rifacendo tutti quanti gli atti di tutti gli uomini, presenti, passati e futuri, secondo per secondo, quindi dando loro valenza divina e riparando tutti quanti le nostre omissioni, le nostre cose malfatte, eccetera, no? Nei giorni scorsi ho fatto proprio una meditazione su questo punto, quindi distinguendo la redenzione che Gesù ha operato, che era la distruzione del male da noi commesso, ma la divinizzazione anche di ciò che l'uomo ha fatto di indifferente, perché un battito cardiaco non può essere mai peccato, ma anche delle buone cose che noi facciamo, che possono essere sempre, che sono ordinariamente imperfette, e soprattutto rifare tutte le cose che avremmo potuto o avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto, sono potenzialmente infinite. Quindi dice soltanto che a Nazareth la mia mente si occupava della gloria del Padre e della salvezza delle anime. Vedete, due dei 3 fini con cui Gesù agiva. La mia bocca non diceva altro che discorsi santi. Con le mie parole cercavo di riparare le offese del Padre, ed ecco la terza intenzione, vedete? Gloria, salvezza e riparazione. Disaettare i cuori e tirarli al mio amore, e primariamente alla mia madre San Giuseppe. Quindi, bellissima questa immagine qui, no? Quindi Gesù, San Giuseppe e la Madonna erano già molto molto santi, ma Gesù era intento a portarli sempre più in alto, ci sta dicendo qui, no? Cioè, portare più in alto la Madonna, insomma, è una cosa. Quindi era un intento molto, molto, molto bello e molto nobile, no? Ecco, però tutto chiamava Dio, tutto si operava per Dio e tutto a lui si riferiva. Attenzione, non dobbiamo pensare a queste cose che Gesù dice,
come danti vita a delle forme esterne caricate, goffe, d'accordo, o a volte anche un po' che infastidiscono chi le guarda, no? Ecco, che sanno di mezza esaltazione, sproporzione, fanatismo, cioè questo che Gesù faceva era da lui vissuto, diciamo così, con una delicatezza, con un'eleganza, se mi si passa questo termine, con una naturalezza e con una tranquillità sbalordente, cioè Gesù non ti dava l'immagine di quello che sta sempre a fare prediche su cose di questo genere, cioè tutto questo Gesù lo viveva, lo faceva vivere in maniera totalmente naturale, non mi viene un altro termine, insomma, spero che la nostra immaginazione ci arrivi, insomma, a comprendere, no? Naturale, disinvolto, insomma, no? Ecco, quindi non pesante. Vedete, bellissimo è quello che a un certo punto Luisa dice, io come faccio qui però a distaccarmi dalle creature, che devo fare? Vedete come Gesù, il cuore delle sue spose, lo vuole solo per sé, se tu non la finisci io ti lascio, dice, ecco, ripeto, a noi ci direbbe, se tu non ci metti veramente al primo posto in assoluto, non per scherzo, ti lascio lo stesso, ma te lo sogni comunque di raggiungere le alte vette di santità. Cioè, chi si accosta, ripeto, al regno della divina volontà, ecco perché a mio avviso è propedeutico all'ingresso in questo regno la consacrazione totus tuus, ma la consacrazione totus tuus, a sua volta, non può e non deve essere fatta a cuor leggero, come tante persone l'hanno fatta. Cioè la scelta della santità, cioè di vivere, cioè di dare la nostra vita, cioè che ci stai a fare, che campi ha fatto sul pianeta Terra, io campo per diventare santo, è una scelta coinvolgente, d'accordo? È una scelta di vita, non siamo obbligati a farla. Gesù non esige la santità, non è un obbligo. Gesù dice, se vuoi entrare nella vita, ha detto, osserva i comandamenti, se vuoi andare in paradiso i comandamenti li devi osservare, questi non sono un optional, non è, dice, se li voglio osservare li osservo, se non li voglio osservare non li osservo, no, se non li osservi in paradiso non ci vai, ma i comandamenti non sono la santità, la santità è la perfezione, e la perfezione esige tutte quante queste cose, ma se uno non se la sente, d'accordo, questo è come quello che dicevano in seminario, a noi seminaristi, insomma, è meglio un bravo cristiano che un cattivo prete. Non sei obbligato a diventare prete, capito? Non è un obbligo. Certo, è una risposta a una chiamata divina, anche la santità è anzitutto una chiamata divina, ma la risposta è libera, capite? Vi ricordate quando Gesù, quando gli vanno i discepoli a dirgli, maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Gesù mette subito le mani avanti, dice, oi, mi segui dovunque vado. Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo erano nidi, io non dovevo posare il capo, no vai. Cioè, non è che gli sta dicendo, dice, sono contento se tu vuoi fare questo, ma pensaci bene, pondera bene le tue forze, no? Tutti quanti i discorsi, quando Gesù dice, se uno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, se uno vuol venire dietro di me, qui non parla di chi vuole andare in paradiso, qui parla di chi vuole seguirlo. La seguire di Gesù significa intraprendere un percorso di santità. Allora, se qualcuno vuole venire dietro di me, San Luigi ha scritto delle pagine stupende su questo, commentando questo brano nella lettera agli amici della croce, che pochi conoscono. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se non vuoi venire dietro di me, non c'è bisogno che rinneghi te stesso, non c'è bisogno che prendi anche volontariamente, perché non è soltanto le croci che ti impone il nostro Signore, ce ne sono altre volontarie da prendere nella seconda di Gesù, e seguimi, cioè prendimi come modello tutte quante le tue azioni. Oppure, se uno viene a me, non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i campi, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. D'accordo? Quindi, che cosa? Non odia, era la traduzione antica, no? Non odia vuol dire io vengo prima di tuo padre, di tua madre, di tuo figlio, di tua figlia. D'accordo? E se mi vuoi venire dietro, questo deve essere ben chiaro, che io vengo prima di loro, anche negli effetti più santi. Quindi, tutto questo non è, ripeto, scavalcato, bypassato. Entriamo nella divina volontà, facciamo l'atto preventivo e questo è finito. No,
No. Ed ecco questo bellissimo discorso, dovremmo imprimercelo sull'insegnamento che Gesù dà a Luisa in questa grande mattina dopo questa comunione, che è quello che tutti dobbiamo imparare. Allora, per essere soprannaturalmente uniti alle creature, ecco un grande atto di ingresso nella divina volontà. Io ho sempre detto, parlando facendo le catechesi, che entrare nella divina volontà è un'operazione multipla, complessa, che richiede tante cose, non una sola. La percezione, anzitutto, che tutto quello che mi circonda, tutto quello che accade, tutto quello che ho, tutto quello che vivo, è manifestazione della divina volontà, sempre, in ogni istante. Io ho avuto, per grazia di Dio, in qualche momento della vita, adesso abbastanza frequente, la grazia di saperlo riconoscere, no? In alcuni dettagli o in alcuni fatti che succedono, che hanno assolutamente dello sconcertante. Veramente fa tutto lui. Ma quando si dice fa tutto lui, non si può intendere semplicisticamente come dire, oh che bello, abbiamo trovato una bella via che non fa niente, fa tutto lui. No, cioè ti fa vedere veramente come lui che si prende cura di tutto, ma tu devi stargli dietro, cioè come Gesù chiude e farò di te una grande cosa, ho fatto dei grandi disegni, se tu mi corrispondi, però. Quindi non fa tutto lui da solo, senza di te, fa tutto lui con te. Allora, i nostri rapporti con le creature devono essere distaccati. Allora, cominciamo quello che ci fanno gli altri. Gli altri ci possono fare del bene o del male, ti possono fare una gentilezza, ti possono fare uno scarpo. Allora, se noi stiamo a guardare, oh, questo mi ha fatto. Allora, noi che facciamo? Noi vogliamo bene a quelli che ci fanno bene, che ci trattano bene, che sono simpatici, vogliamo, ci stanno antipatici quelli che ci trattano male. Ma questo lo fanno tutti gli esseri umani, questa è volontà umana, questa qua, capito? Cioè, questo lo fanno tutti, lo fanno. Cioè, è umano, normalissimo, d'accordo? Che io sento un'affinità, un'inclinazione, ma il discorso divino è un altro. Nella divina volontà, e qui Gesù ancora non gli parla, questa è la mia divina volontà, ma glielo fa, come dire, in qualche modo glielo centellina, glielo sciorina nel dettaglio, dice, bene, mira le creature come immagine di Dio, se ricevi il bene, pensa che è Dio l'autore di quel bene, che si è servito di quella creatura per mandartelo. Lo facciamo noi. E quindi, se penso questo, quindi io non guardo la creatura, ma guardo il creatore. E quindi non è importante se è la creatura X, Y o Z, d'accordo? E non mi attacco alla creatura X, Y o Z, perché la creatura non mi avrebbe fatto quel bene se Dio non gliel'avesse fatto fare. Se poi ricevevo delle mortificazioni, dovevo guardarle pure come strumenti nelle mani di Dio per la mia santificazione. Quindi non è quello che mi ha trattato male, è Dio che mi sta purificando. Onde il mio cuore non restavo ombrato con il mio prossimo. Non restava ombrato, quindi vuol dire che se a me mi fanno qualcosa, se mi danno un'umiliazione, se mi rispondono male, se sono sgarbati, se mi mandano a quel paese o se mi gonfiano, d'accordo, possono fare tante forme di male e tu te la prendi, tu sei un essere umano, d'accordo, che ragioni naturalmente, che ragioni, dico, non c'è niente di santo in questo qua, d'accordo, niente. Santo etimologicamente, in ebraico e anche in greco, kadosh e agios, significa separato, cioè non è che tu fai l'elitto, fai i puri e casti. Separato vuol dire che tu però agisci diversamente da come agiscono tutti. Perché agisci in maniera divina, non umana. Allora, ancora, non soltanto quello che ti fanno, ma anche come tu ti rapporti con loro. Vedi una creatura imperfetta? Non ne perdi la stima. Qualcuno ti prende in giro? Lo ringrazi. Mi sentivo obbligata, pensando che mi facevano fare nuovi acquisti per l'anima mia. Poi tutti quanti noi cerchiamo le lodi, che bravo, che bravo, che bravo. Ricevo le lodi con disprezzo, e questo vi raccomando, io che so prete, lo so molto bene, pensando, oggi questo, domani possono odiarmi. Io potrei già scriverci un'enciclopedia, insomma, su questa frase. È vero, qualche volta anche il contrario, ma è più facile essere portati dalle stelle alle stalle che dalle stalle alle stelle, insomma, no? Queste sono le creature.
E la nostra vita non può vivere in balia delle creature. Questo è, come dire, la negazione della divina volontà. Concludo dicendo: il mio cuore acquistò una tale libertà che io non so esprimerlo. È quella che si chiama la libertà interiore. Che io prendo tutto dalle mani di Dio. Se c'è, bene. Se non c'è, amen. E quello che c'è va sempre bene. Se non c'è questo passaggio, a voglia fa, vieni divina volontà nel mio mangiare, nel mio bere, nel mio dormire, per carità, va bene questa cosa qui, no? Ma tu sei, hai visto gli arcipelaghi, no? Non sei un continente, sei un arcipelago, sei, d'accordo? Che va a macchie, cioè sì, va bene, l'atto attuale di una volontà di Dio lo fai, però poi uno ti dice tira di là e t'adombri. D'accordo? Poi se qualcuno viene a dirti, a me è successo, guarda che entrare nella divina volontà ci vuole un pochino di tempo. Ma come ti permetti? Io sono 3 anni che sto a fare il cammino. Cioè, esatto, capite? Cioè, perché bisogna leggere il volume prima. Quindi noi dobbiamo tenere presente che quando Luisa arriva a 46 anni, che li ho compiuto qualche giorno fa, grazie a Dio, speriamo che sia una felice coincidenza, tutte queste cose era stata forgiata, queste le vengono molto prima. Purtroppo i primi volumi non c'hanno le date, ma Gesù, lui se l'ha detto, quella novena a Natale la fece quando aveva 17 anni, quindi presto, da 17 a 46 ci stanno 29 anni di scuola, una settimana, capite? È chiaro che la missione di questa donna è una missione del tutto straordinaria, insomma, perché se poi uno prende molto sul serio, cioè, capite, essere con lei per mezzo della quale si inaugura l'era del Fiat Santificante nel modo con cui Gesù lo spiega, è una cosa impressionante. Quindi, per carità, ci volevano tutti questi anni, però, capite, noi non possiamo arrivare, capito, come Capitan Fracassa per pensare che facciamo quattro cose. Ecco, quindi questo è un punto fondamentalissimo. Perché? Perché la divina volontà dobbiamo vederla dappertutto. Cioè, sia negli eventi che capitano indipendenti, no? Di una disgrazia, piove o c'è il sole, il mese sfascia una cosa dentro casa, cade per terra un bicchiere. Ma leggete le vite dei santi, cioè le vite dei santi erano così, erano, capito? E così in tutto quello che ci capita intorno, d'accordo? Ripeto, io non voglio parlare di me stesso, perché, però qualche volta a me mi è successo, qualche volta io pure vedendo, dico, vedi, adesso il Signore vuole che esercita un po' di santa pazienza. Facciamolo. Quindi, cioè, avere questa capacità di passare sempre dalla creatura al creatore. In tutto. Questa non è una cosa che viene in automatico. Certo, vedete, qui Luisa ha avuto una grazia. Perché ci ha avuto un lume tanto grande. Quindi, se il Signore ci dà una mano, una bottarella, ecco, e avvengono quelli che io da prete che li vedo nelle anime, no, vedo. Ci sono i cambi di passo, si chiamano così, no? Questi avvengono quando? Dopo tanta preghiera, dopo tante volte che tu hai visto come San Pietro che buttava le reti tutta la notte, ci hanno pigliato niente. La mattina dopo, nostro Signore viene, butta queste reti e pigliato un sacco di roba. Però questa grazia arriva se tu intanto cioè, a Roma dicono: c'è sbattuto il grugno, cioè ci hai provato, ci hai provato, ci hai provato. Almeno sapendo che dovevi farlo, e almeno quando non lo fai, non ti metti a fare 100.000 giustificazioni e dire: ma no, ma io ho ragione perché quello mi ha adattato male a destra e a sinistra. No, io sono un essere umano che non è stato capace di vedere in questo la mano di Dio. Quando vado a confessarlo, dico: ho guardato le cose tutte quante in maniera meno che umana, d'accordo? Punto. È qualcosa, insomma. Cioè, tu non si può confessare 30 anni sempre così, magari ogni tanto ha da farlo un pochetto meglio, insomma, però è già qualcosa, insomma. L'ultima cosa per oggi, appunto, devi fare conto che io e tu siamo soli nel mondo. Vivere nella divina volontà, io ho sempre detto, questo si può fare, è indifferente con Gesù o con la Madonna, è la stessa identica cosa, a seconda delle proprie disposizioni. Però questo tipo di presenza che non tocca, non tocca, cioè non è che io facciamo le cose da
C'ho la moglie, non ci penso più perché sto tutto il giorno a pensare alla Madonna, d'accordo? O al nostro Signore, o viceversa. Quindi non si tratta di questo. Però nel nostro cuore c'è una presenza, come dire, ininterrotta. Davvero è come se si fosse soli nel mondo. E quindi si dà un tipo di relazione unica, d'accordo? Cioè che in ogni momento che io sto agendo e occupandomi di qualunque cosa, lo faccio, come dice San Paolo, come se lo stessi facendo per il Signore e non per gli uomini, interfacciandomi continuamente, interiormente con loro. Cioè, la vita nella divina volontà sappiamo che è tutta interiore, ma è una acquisizione progressiva. Comporta questo imparare a vivere alla divina presenza e che poi cresce e si completa e si sublima in tutti quanti gli atti che poi nella divina volontà si imparano gradualmente a fare. Beh, noi ti chiediamo, Divina Maria, di insegnarci quest'arte profonda di vivere distaccati dalle creature e stretti e uniti al nostro Creatore o a te, che come insegna San Luigi, sei l'unica creatura fusa davvero e totalmente con la Divina Volontà e che non ha nessun'altra funzione né ragione di essere nella nostra anima che appunto unirci fermamente ad essa. O al tuo amatissimo figlio Gesù. Facci comprendere che questo richiede un grande impegno dell'attenzione, una grande interiorizzazione, ecco, non è cosa che si fa dall'oggi al domani, è lavoro, ecco, che offriamo al Signore e offriamo a te nella certezza che nel tempo non può non produrre frutti. Frutti di vita, di gioia, di grandissima felicità e di grande santità. In questo ti chiediamo l'aiuto, ecco, ricordando che se saremo fedeli a ciò che la Divina Volontà ci chiede, cioè di fare di lei il trono della nostra esistenza, anche in noi, certamente non in maniera uguale a Luisa, ma analoga, saranno versate tali e tante grazie che ne resteremo noi stessi meravigliati. Svuotami, Signore Gesù, da ogni attaccamento alle umane creature e insegnami a vedere in tutto la tua divina volontà. Insegnami a fare tutto per te, per la gloria del Padre, per la salvezza delle anime e riparazione dei peccati. Ecco, ricordiamo oggi bene, ecco, questi episodi forti, ecco, in cui Gesù ha con una certa energia richiamato l'attenzione di Luisa a lui per soprannaturalizzare il rapporto con le creature. Ecco. E proponiamo di fare il possibile per iniziare a fare altrettanto.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.